ancora qui a Siena, ancora dietro di noi le tantissime belle autovetture che stanno partecipando alla Mille Miglia, e con me Anna Sacristano di GMB Partner. Benvenuta Anna. Grazie, buonasera. Anna, stiamo seguendo come Fonditalia in maniera veramente attiva, perché abbiamo una Porsche Speedster del 1954 che gareggia questa importante competizione con il numero 318, autovettura che è appena ripartita perché termineremo la tappa di oggi a Parma. Perché questa partecipazione? Perché stiamo girando l'Italia al seguito della Mille Miglia per incontrare imprese, imprenditori, lavoratori, titolari di rete, enti attuatori? Perché l'asta che portiamo avanti è la formazione non si ferma. Siamo lì lì per esserci buttati alle spalle 2 anni assolutamente critici a causa della pandemia Covid-19, la crisi economica già che era attiva nel passato ha avuto un ulteriore contraccolpo, oggi gli eventi bellici in Ucraina mettono a rischio ancora le nostre imprese. Ti chiedo quanto è importante investire in formazione per garantire alle imprese di essere sempre competitive e superare anche momenti di crisi e di difficoltà come quello attuale. Allora, è importantissimo, peraltro io vi faccio un benvenuto perché essendo toscana è importante avere una tappa, diciamo, del nostro fondo. E poi anche un bel posto. E poi, vabbè, Siena è bellissima, e come tutta la Toscana e tutta Italia, però essendo qui, noi abbiamo sempre lavorato anche durante il periodo della pandemia, perché il fondo non si è fermato, così neppure gli enti attuatori. Le aziende, soprattutto nella parte, diciamo, nell'ambito della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ha proseguito anche in questi 2 anni. Fonditalia è un fondo eccezionale, veramente noi ci lavoriamo, abbiamo un conto di rete, abbiamo tantissime aziende che hanno capito l'importanza di formare il proprio personale e che sta dando anche dei risultati. Se mi posso permettere, vorrei fare un esempio di una nostra azienda che è una concessionaria importante in Toscana, che ha fatto una richiesta proprio su Fonditalia di un percorso di miglioramento per la vendita di stock auto usato. Sappiamo c'è stato un blocco della vendita delle auto nuove e ha portato dei vantaggi incredibili. Abbiamo fatto poi un monitoraggio, perché noi utilizziamo anche un sistema terminata la formazione di monitoraggio, e sono cresciute le vendite dell'usato. Quindi grazie, diciamo, a noi enti attuatori, ma soprattutto a Fonditalia, questa azienda, formando il proprio personale, ha cresciuto, diciamo, il suo business così come aveva, si era programmata, anzi. Ecco, Anna, ti chiedo un'altra cosa: quanto secondo te possono essere importanti eventi anche come quello di Erno per far sì che anche le tante piccole e micro imprese vengano a conoscenza di questo importante strumento messo in campo dal Fondo Interprofessionale? È importantissimo, perché nonostante sia veramente tanti anni, no, che c'è una circolare INPS che dice che le aziende possono aderire senza alcun costo con i propri contributi tramite lo 0,30%, ancora oggi noi troviamo aziende che non ne sanno niente. Quindi è importante anche proprio far capire alle aziende che hanno un'opportunità e che la devono sfruttare, assolutamente. Dunque credo sia veramente fantastico. Poi una cornice come questa, direi che è proprio un matching eccezionale. Ecco. Anna, il nostro hashtag è la formazione non si ferma, noi continuiamo il nostro viaggio, continua a seguirci con attenzione. Grazie. Assolutamente, grazie a voi. Grazie a tutti.